quartiere Vasto stamattina, ennesimo momento di integrazione. Dovete liberare la strada, dovete liberare, e dobbiamo lavorare, però deve lavorare l'ingegnere, il dottore, dobbiamo lavorare noi. Sì, qualcuno che sono là, sì, deve passare l'ambulanza, deve passare l'ambulanza e deve spostare la macchina, per favore. Non si riesce a capire, a parte il fatto che sia stato raggiunto da colpi di arma da fuoco un ragazzo senegalese, non si riesce a capire da chi e perché. C'è tutta la comunità, mi pare che... Non sono della stampa, voglio capire che è successo. Sì, capito, adesso, può dirmi più o meno? Non lo so nemmeno io, sono arrivato da poco. Cercando di capire... Attenzione, attenzione! Niente, c'è una sorta di muro di omertà, non si capisce bene cosa sia successo. Stiamo cercando di chiedere un po' in giro. Questo qua è il locale dove è avvenuto il fatto. L'azione, come spesso accade in casi del genere, abbastanza complessa. Chiaramente i commercianti hanno paura di parlare, è arrivata anche la scientifica per fare i rilievi. Sa dirmi che è successo? Siamo della stampa, se non la disturbavo, che è successo? Cioè, ho capito che c'è stata una persona... Devi da 5 minuti passa, sì, dopo. Sì, grazie, grazie. C'è un operatore di polizia che ha chiesto qualche minuto per poterci dare qualche informazione maggiore. Nicola! Mandino solo un attimo, me lo riprendo subito. Ci devo essere in da sacco, il poliziotto me l'ha chiesto. Certo. Ecco qua. Eccomi. No. Siamo qua in attesa.
io faccio uno, andiamo su. Giusto per correttezza glielo faccio io. Cioè, non la firma. Ah, alle gambe, quindi niente di critico, al di là del. Ma è una faida fra loro o sono. No, parlando può dare. Già per capire chi è, se ti abbiamo messo un po' di tempo. Ma la ringrazio moltissimo. Che è successo, ragazzi? Sono un giornalista. Noi non lo sa perché quasi due mesi fa, un mese fa, questo amico noi c'è qualche problema con la gente qui. Non lo sai, è arrivato la polizia, ha detto cosa è successo, la polizia ha preso tutti i documenti, è andato. Stamattina lui sta fuori, ha preso due persone con motorino, ha messo il motorino là. Dopo cosa hanno sentito? Due, quattro volte, dopo è scappato. Ho capito. Per motivo, non siete riusciti a vedere, no? Non lo sai qual è il motivo. Avevano il casco queste persone? No, lui le persone con lo scooter avevano un casco. Ho capito. Quindi, la fascia. Va benissimo. Ciao ragazzi, grazie. Grazie ispettore. Andiamo. Bene, siamo riusciti finalmente a capire più o meno la natura di questo, quasi regolamento di conti, perché sostanzialmente mi pare dalle parole perlomeno dei ragazzi che abbiamo sentito, questo proprietario di questo locale, che è un senegalese di 20 anni, aveva avuto a che dire e a che fare con alcuni residenti. Perlomeno, ripeto, prendiamo con le molle le cose che sono state dette, e quindi non possiamo provare questo, sono cose che sono state dichiarate dai due ragazzi che abbiamo sentito. Stamattina si sono presentati due persone con caschi integrali e con uno scooter, sono scesi, hanno esploso quattro colpi di arma da fuoco, di pistola, che hanno raggiunto due di questi alle gambe. Il ragazzo, che poi è stato prontamente portato in ambulanza, come avete visto dal servizio, al Loreto Mare. E chiaramente la polizia adesso sta facendo le dovute indagini, i rilievi della scientifica hanno provato che due colpi sono andati praticamente sulla vetrata e sulla porta d'ingresso del negozio, altri due mi pare siano andati a segno. Quindi niente, appena avremo aggiornamenti vi terremo informati, noi continueremo a seguire la vicenda.